questa puntata, istituire un tavolo regionale di salvaguardia per il distretto conciario. Osservatorio della legalità, il punto in Toscana. L'Aula del Consiglio regionale ha approvato a larga maggioranza la risoluzione sulle criticità del settore conciario, con particolare riferimento al distretto di Santa Croce sull'Arno e Ponte Aegola. Il Consiglio ha approvato a larghissima maggioranza una risoluzione che chiede due cose: la costituzione a livello regionale di un tavolo sulla crisi del settore moda, che nel frattempo il Presidente Gianni ha già attivato con prontezza e solerzia, e chiede anche al Governo ovviamente di intervenire, perché fra le misure che noi abbiamo individuato, alla luce anche dell'audizione che abbiamo svolto il 2 maggio scorso alla presenza di tutti i rappresentanti delle categorie economiche e sociali di quel territorio, ecco, sono state avanzate delle proposte che sono di competenza del Governo. Penso alle risorse per la cassa integrazione straordinaria, penso a misure per il sostegno al credito delle aziende, essendo principalmente aziende di piccole e piccolissime dimensioni, a misure per favorire l'occupazione, la formazione, la riqualificazione del personale, a misure per sostenere l'aggregazione delle imprese e rafforzare le filiere produttive. Quindi ci stanno competenze della Regione, ma ci stanno anche competenze del Governo. Tutto questo perché? Perché il settore, il comparto conciario, che è inserito nel più ampio comparto appunto della moda, sta soffrendo in modo particolare per il fatto che i brand del lusso, le grandi case di moda per le quali lavorano gran parte delle aziende del nostro distretto conciario di Santa Croce, hanno rallentato le vendite, non si riesce più a collocare i prodotti con quella entità che finora era stata assicurata. Quindi c'è un surplus di produzione, ci sono i magazzini pieni, come dicono gli imprenditori, e questo sta rallentando la produzione e sta ovviamente avendo ripercussioni sull'occupazione. Quindi è esplosa la cassa integrazione, ahimè sono iniziati anche i primi licenziamenti. Quello che, a cui dobbiamo stare attenti è il fatto di preservare, ecco, consentire alle aziende di traghettare questa fase di forte criticità, perché quel comparto, quel settore, quel distretto è portatore di competenze, di know-how, di esperienze che sono uniche. Se le perdiamo sarebbe difficile poi ricostituirle in tempi brevi. Quindi è un grande patrimonio del nostro territorio, un distretto leader in Europa che dobbiamo tutelare e sostenere in una fase molto delicata di criticità, per cui al fine di consentire di ripartire con forza e con energia nel momento in cui la ripresa arriverà. Noi pensiamo che la Toscana nei secoli abbia prodotto bellezza, e sicuramente la moda in generale, il distretto conciario in particolare, fanno parte di questa capacità straordinaria che è tutta Toscana di produrre bellezza e di portarla a giro per il mondo. Nello specifico il settore del distretto conciario di Ponte Aegola e Santa Croce sull'Arno hanno anche un'altra caratteristica che io trovo assolutamente apprezzabile, ovvero il fatto che quello che altrove è un rifiuto speciale da dove smaltire, cioè il pellame di un animale che viene macellato nel ciclo alimentare, quello che altrove diventa un rifiuto speciale da dove smaltire, quando passa da Santa Croce o da Ponte Aegola, il nostro distretto conciario diventa invece un bene di lusso pregiato che va nelle boutique di tutto il mondo come un prodotto bello. Quindi questo è appunto il genio italiano, il genio toscano, che ha la capacità di vincere nel mondo. Il settore è in crisi, deve essere tutelato, deve essere supportato anche dalle istituzioni per quello che rappresenta. Questo indipendentemente dalle inchieste, dai processi, siamo già alla fase processuale giudiziarie, che hanno giustamente colpito quel distretto, che ci auguriamo che portino delle sentenze nel minor tempo possibile, condannando i colpevoli nel modo più intransigente e più severo
possibile, ma sono due vicende differenti. Non si può colpevolizzare tutti, per non colpevolizzare tutti bisogna essere intransigenti e severi nella maniera più ferma possibile nei confronti di coloro che hanno sbagliato, e nel frattempo, questo qui chiaramente è un compito che spetta alla magistratura, non certo alla politica, non certo al Consiglio regionale, che invece anche nel settore calzaturiero, nel settore conciario di Santa Croce di Pontaegola deve avere comunque un approccio intervento a sostegno delle tante imprese che appunto rappresentano una fetta importante della nostra economia regionale. Favorevole per un tavolo su tutto il distretto moda, che parte sicuramente da delle audizioni avute in seconda commissione di cui faccio parte, di una denuncia fatta da tutto il distretto conciario del comprensorio del cuoio, un tema delicato, un periodo difficile per la crisi del lusso, un periodo difficile per l'export che ha avuto un calo di più del 20% dovuto a una crisi del lusso in generale, dovuto anche a una crisi energetica, alle guerre che si stanno succedendo in Medio Oriente, in Europa, e quindi questo ha portato anche a una denuncia da parte di quel settore, un settore importantissimo per la nostra regione che ha tantissime aziende e contoterzisti che lavorano all'interno di quel distretto. Il tavolo moda è fondamentale per una serie di proposte che abbiamo portato all'attenzione della giunta regionale, ma anche all'attenzione del governo centrale, perché non ci sottraiamo come maggioranza a livello nazionale in quello che è un'interlocuzione quotidiana con i nostri ministri, con i nostri sottosegretari, anche su quel comparto, su quel distretto che ha un momento di difficoltà, un momento che sembra potersi riprendere nella prima parte del 2025, però è questo il momento in cui la politica, le istituzioni tutte, senza distinzione di colore, di appartenenza politica, devono stare a fianco di tantissimi imprenditori, di tantissime aziende, industrie, di tutti quei lavoratori che in questo momento vertono in un periodo di crisi. Sono già molte le casse integrazioni aperte in quel distretto e quindi non si può aspettare che la crisi peggiori, che la crisi aumenti, perché è arrivato il momento veramente, come Consiglio regionale, come Giunta regionale e con l'aiuto del Governo nazionale, di intervenire per dare un supporto non soltanto politico ma anche amministrativo, con atti concreti, al settore, al comparto moda, che per la Toscana è sicuramente un'eccellenza e un brand in tutto il mondo. La problematica della crisi di alcuni settori, tra cui la moda e il lusso, esiste e non è soltanto della Toscana, è di tutta Italia, anche internazionale direi, e quindi di questo sarebbe bene che magari il Ministero del Made in Italy fornisse degli strumenti finanziari e normativi per cercare di dare una mano a questo comparto che sicuramente produce ricchezza. Ma c'è un aspetto qui in Regione Toscana che non può essere ignorato insieme alla presentazione di questa risoluzione. Che lo stesso settore per il quale oggi siamo andati a votare una mozione è il medesimo nel quale, all'interno del quale territorio sono state causate uno dei più grandi scandali a livello ambientale che la Toscana ricordi, che è quello legato al CHEU, che è quello legato allo smaltimento illecito dei rifiuti, che ha coinvolto le istituzioni, che ha coinvolto un sistema anche di rapporti fiduciari tra cittadino e politica che non possiamo ignorare. Tutto questo ci fa dire che sicuramente chiunque deve avere la sua garanzia, così come è prevista costituzionalmente. L'imprenditoria sana deve essere sostenuta, deve essere tutelata, e così tutti i lavoratori che sono incolpevoli di ciò che sta avvenendo in Toscana, ma anche della crisi finanziaria. Però, riprendendo un'affermazione che è stata fatta in Consiglio, c'è una cosa che va detta. Sì, le fette di mercato che si perdono poi possono rappresentare un danno economico. Ma le fette di mercato di questi mercati così volubili si perdono e si recuperano. Le fette di ambiente, di territorio e di salute delle persone che ancora oggi, poche settimane fa, sono venute a conoscenza dell'esistenza di altri siti in cui è stato sversato il CHEU e che non sapranno chi li rimborserà, se ci saranno dei finanziamenti per loro, se lo dovrà fare il comune o i privati, ecco, tutte queste persone, tutto questo settore non c'è adesso. Chi esprime una mozione per loro o chi cerca di ripagarli, perché siamo passati da una politica, da istituzioni che danno una mano a regolare le economie del territorio e le economie delle aziende, a delle economie che in questo momento stanno dicendo alla politica di cosa fare.
è tornato il tempo di tornare a un'inversione sana di quelle che sono le responsabilità. Con quella responsabilità noi abbiamo votato contro e ci facciamo voce in tutti coloro che da un settore, non tutto, ma dalla parte che ancora dobbiamo accertare essere non sana di quel settore, sono stati danneggiati. Quindi in piena coscienza abbiamo votato no e abbiamo guardato in faccia tutti i nostri colleghi chiedendogli: siete convinti che il sostegno a una parte dell'industria, a una parte del nostro settore economico valga questo tipo di mozione, questo tipo di atto così come è stata presentata? E abbiamo lasciato a loro, come a tutti, quella che è poi stata la risposta espressa con il voto. L'Osservatorio per la Legalità, istituito con la legge regionale 42/2015, ha l'obiettivo di raccogliere informazioni sull'eventuale presenza, anche sotto forma di infiltrazioni, delle organizzazioni malavitose sul territorio toscano e avanzare proposte per contrastare ogni forma di criminalità organizzata. Che cosa fa l'Osservatorio sulla Legalità? Allora, innanzitutto coordina tutte quelle realtà di conoscenza, di riferimento, di collegamento anche, giusto appunto, che vertono intorno alla questione della legalità. Legalità è un termine che rischia di essere anche un po' oppressivo e riduttivo, ma significa molto semplicemente garantire ai cittadini e alle cittadine del vivere nel miglior modo possibile, perché questa è la legge. La legge è uno strumento per la vita collettiva. La legge è uno strumento per consentire, per esempio, che non ci siano soprusi di sorta. È lo strumento perché le aziende possano produrre in piena autonomia rispetto appunto a istanze criminali, ma nel contempo al loro stesso interno applino tutte le normative sul lavoro nel miglior modo possibile. Insomma, legalità in senso ampio è la possibilità di capire una società nel suo evolvere, perché la legge evolve insieme alla società. Com'è la situazione in Toscana dal vostro punto di vista? Allora, noi abbiamo dedicato molto del nostro lavoro al caso Heu, che ci è sembrato anche emblematico di tutta una serie di dinamiche che rischiano di essere veramente non soltanto l'infiltrazione nel tessuto economico, ma anche questa prospettiva del lavoro che diventa in qualche modo una sorta di cavallo di Troia per i movimenti delle associazioni criminali di stampo mafioso. Mi spiego: se un imprenditore acquisisce dei servizi rispetto alla propria attività a un prezzo sospetto, è chiaro c'è qualcosa che non va. Quindi sul caso Heul nello specifico, smaltire a quel prezzo significava automaticamente capire che c'era qualcosa di poco chiaro. Ecco, noi abbiamo lavorato su questo caso in particolare perché, oltre all'urgenza storica, ci è sembrato veramente qualcosa su cui lavorare nella prospettiva di quello che sarà. Poi sicuramente alcune audizioni sono state particolarmente significative. Per esempio le Camere di Commercio ci hanno ripetuto la loro disponibilità a incrociare dati con le forze dell'ordine. Le forze del lavoro, che anche oggi dobbiamo ascoltare, ci hanno prospettato un quadro che complessivamente ha le sue fatiche e le sue difficoltà. Anche in Toscana abbiamo caporalato, anche in Toscana abbiamo grandi difficoltà per quanto riguarda anche proprio il meccanismo del controllo di quello che accade nei cantieri. E a riguardo, ci dispiace aver in qualche modo anticipato qualcosa di così drammatico, Via Mariti ci ricorda che, come abbiamo appunto, come ci siamo permessi di suggerire, che bisogna potenziare gli ispettorati sul lavoro nella maniera più assoluta, perché tutti noi sogniamo una società in cui le persone si regolano da sole, ma questa società è ancora là a venire e quindi bisogna investire sul controllo. Si è sempre detto che la Toscana non è terra di mafia, ma la mafia fa affari qui. È anche la mafia straniera. Vedi il caso ultimo di Firenze e dei soldi riciclati all'interno di ristoranti presi a pochissimo prezzo. Allora, su questo in particolare è bene fare un focus approfondito, perché anche questa vicenda diventa, guardate, addirittura emblematica del come si riciclano i soldi su un territorio. Quindi che cosa significa anche, e qui ritorno a quanto dicevo prima, l'importanza di collegare le banche dati. Su questo insistono molto le forze dell'ordine
la magistratura, anche se pronunciata a più riprese, perché abbiamo bisogno di controllare per esempio il sorgere di nuove imprese mentre avviene, con la possibilità appunto di svolgere i controlli che la legge prescrive. Dall'altro canto c'è questa dimensione che anche noi come Libera segnaliamo da tempo: le mafie italiane si stanno ritirando negli ambiti della cosiddetta economia legale, dove però il confine fra illegale e legale diventa sempre più labile e, come accade in altri settori produttivi, rischiano veramente di appaltare a altre mafie quelli che sono servizi che magari non hanno più voglia di fare o che diventa un po' compromettorio svolgere. Da questo punto di vista, ricordiamoci, non si impianta una mafia in Italia provenendo dall'estero senza il consenso delle mafie locali all'interno di una strategia determinata. Certo, pare che la mafia albanese stia crescendo in competenze, anche in aggressività nelle attività, e sembra che stia diventando una seria interlocutrice, forse addirittura una rivale dell''Ndrangheta per quanto riguarda lo spaccio della cocaina.